adesione di saluto da parte del Presidente del Consiglio regionale, dottor Loizzo, dell'Avvocato Stefanazzi, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione, della Senatrice Rosa Maria Di Giorgi, della Dottoressa Rosanna Rummo, Direttore Generale del Ministero dei Beni Culturali, del Professor Giampaolo D'Andrea, Capo di Gabinetto del Ministro, di Stefano Caretti, che è il Presidente della Giuria, e di Gianfranco Viesti, che è il componente della Giuria. Vi do qualche una comunicazione. No, questa cosa non va. Ho ricevuto una telefonata testé dalla segretaria particolare del Presidente Emiliano, il quale ci comunica che lui è impegnato in Consiglio regionale, ma che sicuramente verrà. Io gli ho detto che se riesce a partire entro le 6, le 18:30, fa in tempo ad arrivare, in tempo a presenziare e a portarci il saluto della Regione, mentre il senatore Bubbico è in viaggio, mi ha chiamato anche lui una mezz'oretta fa, mi ha detto che era nei pressi di Gioia del Colle, ma lui sta arrivando da Potenza o da Matera penso, e insomma ha detto che ha trovato molta pioggia, insomma sta arrivando e ci raggiungerà. Ecco, cari amici e gentili ospiti, io adempio al dovere di esprimervi gratitudine per la vostra partecipazione alla proclamazione dei vincitori della seconda edizione del premio di ricerca Giuseppe Di Vagno e per il ricordo del gigante buono che ci regalerà il professor Santi Fedele. Rivolgo un saluto molto deferente alla gentile dottoressa Rosa Padovano, che rappresenta la città di Conversano. Pur rammaricati che lei non potrà durare a lungo nel suo mandato, come pure avremmo in qualche modo desiderato, però le esprimiamo doverosamente il compiacimento e riconoscerle che abbiamo molto apprezzato la prontezza con la quale lei ha accolto, senza esitare, il nostro invito. Abbiamo avuto modo di conoscerla e senza alcuna fatica abbiamo preso atto di quanto in lei sia radicato il senso delle istituzioni, che pur nel nostro piccolo abbiamo cercato di ricambiare, manifestandole piena consapevolezza politica per la delicatezza e per le difficoltà del suo ruolo. Ringrazio il professor Santi Fedele. E pensando che solo da Messina si sia sobbarcato ad un itinerario di viaggio non proprio comodo, e a me, da meridionalista mai pentito, è venuto in mente quell'imperatore romano che si chiamava Traiano, che per accorciare di un solo giorno il percorso dell'antica Appia fece costruire una via parallela che si chiamava appunto la Traiana per arrivare da Roma fino a Brindisi. Lo ringrazio per essere qui oggi, per il suo contributo del tutto disinteressato che insieme a tutti gli altri egli garantisce all'interno della giuria del premio. E con lui un saluto molto grato a Ugo Melchionde, che la Fondazione Di Vagno, e così noi speriamo di lui, può considerare un amico di casa. Grazie. Nessuno me ne voglia se anticipo un ringraziamento per il senatore Bubbico, glielo leggeremo quando arriva, un amico con il quale già nel primo contatto non fu difficile ritrovarsi nel convincimento che le competenze e la conoscenza delle cose sulle quali si è convocati prescindono dalla posizione che si occupa nel sistema legislativo di governo del nostro Paese, come a lui è capitato e ci avevamo invitato e ci aveva garantito la sua partecipazione
prima ancora delle sue dimissioni da viceministro dell'Interno. Ringrazio molto i giovani ricercatori che hanno partecipato al bando, tutti i ricercatori, in tutto una dozzina, e con ciò hanno assicurato onore e sicuro prestigio al premio. Un ringraziamento particolare, un augurio per Eugenio Levi, Melissa Mongiardo e Rama Dasi Mariani, che sono ricercatori dell'Università La Sapienza di Roma, cui la giuria ha ritenuto di assegnare il premio. Siamo molto compiaciuti per il lavoro cui si accingono e per il risultato che attendiamo con molta curiosità, e siamo certi che esso risponderà alle attese del comitato scientifico che lo ha stabilito, e su un tema tanto più controverso quanto più ineludibile del nostro mondo contemporaneo. Per il comitato scientifico ringrazio la professoressa Comei che lo compone, insieme alla professoressa Simona Colarizzi e a Maurizio degli Innocenti, che è qui e che saluto con affetto e antica amicizia. Era doveroso, dopo la prima di Roma con il ministro Franceschini, proclamare questa seconda edizione a Conversano, e non solo perché così è stabilito nella legge istitutiva del premio. La memoria è fatta anche di segni e di simboli, e questo di oggi è il più significativo che si potesse erigere per ricordare il primo parlamentare della storia d'Italia privato della vita per mano fascista, vittima della sua passione per i valori umani del socialismo. La gente di Puglia, e non solo i socialisti, già all'indomani dell'assassinio di Giuseppe Di Vagno, quasi un secolo fa ormai, si proposero di erigere un monumento per assicurarne imperituro ricordo. Nel 1922, infatti, sfidando la reazione fascista, presso la Federazione Socialista di Bari nacque un comitato, la cui sede, insieme ad altri luoghi legati nella nostra città e che rimandavano a Di Vagno, penso alla farmacia Panaro e al negozio di Gigante in piazza 20 settembre, fu devastata dagli squadristi, come testimonia Giacomo Matteotti nella sua documentatissima denuncia Un anno di dominazione fascista, scritto nel 1923. Poi nel 1944, quando Sandro Pertini nella sua Discesa nel Mezzogiorno ripropose la riapertura del processo, di quel processo che non aveva fatto ancora nessuna giustizia, poi ancora agli inizi degli anni 50 e infine negli anni 70 e 80 del Novecento, quando il risultato di costruire un monumento era a portata di mano. Avevamo già il progetto di Mario Ceroli, avevamo anche i costi, praticamente eravamo ad un passo, ma l'aspirazione a quel monumento non vide mai il suo compimento. Con il premio e con la legge istitutiva si è invertita la rotta, preferendo ad un segno marmoreo assai spesso sopraffatto dall'indifferenza il continuo rinnovarsi della conoscenza e del sapere, assumendo la memoria di Di Vagno come metafora sempre attuale della lotta contro ogni forma di oppressione. Un monumento dunque ben più efficace, perché rinnovandosi di anno in anno resta nella coscienza collettiva e arricchisce la cultura storica, economica, sociologica e italiana sempre nello stesso nome e nello stesso ricordo, e affida al lavoro intellettuale di giovani studiosi il compito di custodire la memoria nella sua funzione di speranza di futuro, più che come alimento della malinconia. Un patrimonio dunque ben più vivo e duraturo nel tempo, forte della convinzione che il rendimento dell'investimento in conoscenza, più di ogni altro, è radice del progresso umano e sociale, ma anche condizione per lo sviluppo economico. Lo dico per questa volta e non lo dirò mai più. Il percorso che ha portato al risultato odierno non è stato né breve
e né facile. È figlio solo di tenace e indefettibile perseveranza, della forza della convinzione con la quale la Fondazione cerca di perseguire le cause giuste e che non a caso è stata condivisa dalla parte più responsabile e sana della nostra rappresentanza parlamentare, riuscendo a prescindere dagli schieramenti. Primi firmatari della proposta di legge infatti furono gli amici Dario Ginefra, che forse ci sta raggiungendo, che come noto è del Partito Democratico, e Antonio Di Stasso, come altrettanto noto, era perlomeno allora del partito di Forza Italia, PDL, non so come si chiama. Della proposta di legge presentata per la prima volta nel 2006 alla Camera dei Deputati nella 15ª legislatura sono occorsi ben 9 lunghissimi anni per giungere all'approvazione e a larghissima maggioranza con il voto della sinistra unita alla destra moderata nella 17ª legislatura. Una seduta della Camera, quella del 15 giugno 2015, alla quale ho personalmente assistito e nella quale fu davvero grande emozione registrare con larga convergenza politica le parole convinte dei capigruppo dei maggiori gruppi parlamentari. Come fu disarmante delusione prendere atto della pervicacia del gruppo del Movimento 5 Stelle, nonostante siano stati offerti loro tutti gli elementi di valutazione, anche in sede locale, e a qualcuno di loro che li rappresenta in sede locale, ma solo in parte anche della Lega Nord, che perse l'occasione per confermare rispetto, se non per le persone, almeno per la storia di passione, di sacrificio, qualche volta di sangue, della democrazia del nostro Paese, per irripetibile patrimonio, temo, troppo spesso non conosciuto. Una tenacia alla nostra che non si è lasciata intimidire, neppure quando da alcuni scranni, dubito se quegli scranni siano meritatamente occupati, della Camera dei Deputati, al sicuro della guarentigia dell'impunità, se possibile assai più odiosa dei tanto vituperati vitalizi, si sono levate voci insolenti e calunniose, ma prive di ogni rispetto verso la verità che non dovrebbe conoscere limiti o frontiere. Non abbiamo arretrato di un centimetro, lo dico con grande orgoglio. Ci abbiamo messo fino in fondo, come si dice, alla faccia, e alla fine il Parlamento sovrano, come il suo nella tradizione migliore di questo Paese, ha tributato ancora un omaggio ai simboli più nobili della storia democratica, consentendo alla Fondazione di Vagno di esercitare la missione di custodire la memoria e preservare i valori della cultura del socialismo italiano e pugliese. Ripeto, non per assecondare la retorica commemorativa, ma per proiettare le sue lezioni verso il futuro, in particolare verso il mondo del lavoro e il mondo dello studio. Una storia, questa alla quale ho accennato, che non è escluso che un giorno sarà raccontata nei particolari, non per vanesia o ostentazione, ma per contribuire, cercare di contribuire nel nostro piccolo, a rifiutare il populismo parolaio come mezzo per la pur innegabile necessità di cambiare le cose. Non a caso il premio di Vagno fu concepito per incoraggiare studiosi poco più che trentenni, e quelli che voi vedrete fra non molto sono meno che trentenni, come quelli come cui questa sera assegniamo il premio, più che per giovanilismo di maniera, perché quello, i giovani, è il capitale umano qualificato di cui oggi noi abbiamo necessità come l'aria per respirare, perché sono in particolare loro, i giovani, che hanno bisogno di approfondire la memoria per aiutare la contemporaneità a tornare alla nobiltà della politica e alla sua funzione di cambiare il Paese e mantenere la democrazia.
perché a loro, allora ai giovani, anche da parte nostra, va indicata la via per fare sintesi tra il merito e i bisogni, e sempre loro vanno posti nelle condizioni di rappresentare quella classe dirigente che io mi auguro governerà questo nostro paese. Grazie, auguri ai vincitori e di nuovo benvenuto a tutti. Darei la parola. Darei la parola alla gentile dottoressa Padovani. Buonasera a tutti. Il mio è un indirizzo di saluto e di complimenti per questa iniziativa, rispetto alla quale non possiamo esimerci dal ringraziare in modo particolare il presidente appunto della Fondazione Di Vagno, l'avvocato Mastro Leo, che rappresenta appunto l'anima, lo spirito di questa iniziativa e soprattutto che manifesta costantemente, quotidianamente un impegno e una dedizione che vanno veramente al di là di ogni calcolo e di ogni ragionamento utilitaristico. È un'occasione a me particolarmente gradita questa per portare a nome di tutta l'amministrazione comunale, che in questo momento mi auguro insomma di poter continuare a rappresentare degnamente sino alle prossime elezioni amministrative. La Fondazione Di Vagno rappresenta, e questo ho avuto modo di apprezzarlo nelle ultime, questo senatore sta arrivando, quindi io ritengo di dover interrompere il... Benvenuto, senatore. Presidente. Abbiamo detto che vieni da molto lontano. Io, senatore, concludo il mio discorso giusto di saluto e poi le passo immediatamente la parola. Quindi un particolare ringraziamento per l'attenzione che si manifesta a questo tipo di iniziative che appunto al di là del ricordo che si vuole mantenere vivo di personalità che hanno dato lustro alla storia, danno occasione e possibilità a giovani talenti di continuare in un'attività di interesse e di sollecitazione rispetto alle varie problematiche che periodicamente diventano di interesse a livello nazionale. Ora siamo alla seconda, quella di stasera, e appunto la proclamazione riguarda la proclamazione del vincitore della seconda edizione del premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno, che è stato istituito con legge nazionale del 2015 e che per quest'anno ha individuato come tema di interesse quello delle migrazioni, Mediterraneo e sviluppo, ruolo delle socialdemocrazie europee. Ecco, quello delle migrazioni, dei forti movimenti migratori che interessano il nostro territorio anche in questo ultimo periodo, rappresentano sicuramente una delle problematiche all'attenzione internazionale. Ora, il mio messaggio, che sicuramente trapelerà anche dalle relazioni dei professori che sono stati invitati e che daranno un contributo validissimo alla serata, quindi il professor Ugo Melchionda ed il professor Santi Fedele, ritengo rappresenti appunto quello del fenomeno migratorio una realtà. Da più parti si parla del movimento migratorio come di un problema che attanaglia l'interesse contemporaneo. In realtà è il mio modestissimo parere, ma ritengo che possa essere questa una impostazione, una interpretazione condivisa e condivisibile. Dobbiamo cercare di vedere nei fenomeni migratori una opportunità, un momento di incontro di culture, di storie, di esperienze che possano rappresentare momento e di occasione di crescita reciproca. Soltanto in questo modo sarà possibile elaborare politiche migratorie che siano di proficua collaborazione e di condivisione di interessi, in un clima di tolleranza
basata però chiaramente in un reciproco rispetto delle posizioni e dei valori di cui ciascuna comunità, ciascun popolo risulta essere portatore. Quindi io passerei immediatamente la parola al senatore Filippo Bubbico, che ha avuto il... No? Bubbico parla per ultimo. Parla per ultimo, benissimo. Allora intanto saluto il senatore per il suo, per la sua presenza in questo momento di confronto e di elaborazione, insomma, di commemorazione della circostanza, e mi ritiro ad ascoltare in buon ordine. Grazie. Grazie dottoressa, grazie a tutti. La parola al professor Santi Fedele, ordinario di storia contemporanea all'Università di Messina, componente della giuria del premio e, posso aggiungere, è uno dei più autorevoli studiosi del socialismo italiano. Grazie Presidente, sono veramente lieto di questa esperienza che mi è stato dato di compiere visitando la sede della Fondazione Giuseppe Di Vagno, che ben conoscevo, di cui avevo contezza della ricchezza del patrimonio archivistico e documentario, di cui ben conosco le principali realizzazioni culturali svolte nell'arco dei decenni, ma è sempre un motivo di grande soddisfazione la conoscenza fisica di un centro studi di questa rilevanza. Veramente ricco di documenti per la storia del movimento operaio e socialista italiano, un centro pulsante di ricerca e di conservazione documentaria della memoria. Venire qui e parlare, sia pure brevemente, per rapidissimi cenni, di Giuseppe Di Vagno era un po' colmare una mia lacuna pugliese. Mi spiego. Io dirigo da 40 anni a Messina un centro studi intestato a Gaetano Salvemini, e questa è la dice lunga del mio rapporto con la tradizione democratica meridionalista e socialista, di cui Salvemini è per molti aspetti l'esponente più rilevante, anche se nei miei studi su Salvemini, più che sul meridionalista del periodo giolittiano, sono concentrato sul periodo del lungo esilio antifascista. Ma per quanto riguarda la realtà della Puglia, non ho studiato soltanto Salvemini. Un altro mio interesse di studio è stato sicuramente rappresentato da Tommaso Fiore. Tommaso Fiore, come l'esponente di punta, o quantomeno il più anziano, il più prestigioso, di quel nucleo di antifascisti raccolti attorno a Tommaso Fiore, che tra la fine degli anni 39, degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 hanno dato vita a una delle meno conosciute, ma non per questo meno importanti, espressioni dell'antifascismo italiano. Mi riferisco al movimento liberal-socialista. Del movimento liberal-socialista si è parlato per quanto riguarda la sua dimensione toscana, la sua dimensione umbra, di Calogero, di Capitini, anche a Roma, ma molto meno si è studiate quella che è stata la produzione meridionale del movimento liberal-socialista. Una produzione meridionale all'interno della quale emerge in maniera incontestabile una realtà precisa, la realtà della Puglia e in particolare della realtà di Bari. È una realtà importante e significativa in termini di organizzazione e in termini di elaborazione politica, quella che si sviluppa avendo una sorta di grande nume tutelare in Benedetto Croce, si va sviluppando attorno a una figura di un ormai anziano e prestigioso esponente del meridionalismo democratico e socialista come Tommaso Fiore. Una cospirazione antifascista che vede impegnati alcune figure che poi saranno molto note nelle vere repubblicane. Si pensi a Ernesto De Martino, il più noto degli studiosi di antropologia, si pensi a Michele Cifarelli, che sarà esponente di spicco del Partito Repubblicano Italiano, si pensi anche allo stesso Fabrizio Canfora,
il padre di Luciano Canfora, una generazione di giovani, giovanissimi intellettuali antifascisti che saranno impegnati in uno sforzo organizzativo, ma soprattutto in un grande sforzo di proposizione politica. E io, raccogliendo in un mio volume appunto gli elaborati politici del movimento liberal-socialista pugliese, ma potremmo dire con una certa forzatura barese, ho cercato per l'appunto di documentare questa ricchezza e questa ricchezza propositiva. E alcuni anni fa mi è capitato anche di andare alla fondazione di Vittorio, e di Vittorio nei miei studi, questa altra grande figura della democrazia e del socialismo o del comunismo pugliese che dir si voglia, ho avuto modo di incontrarlo in due momenti dei miei studi: il di Vittorio dell'esilio, quando poco più che trentenne va in esilio durante il periodo fascista e assume la direzione della Confederazione Generale del Lavoro Clandestina, che i comunisti cercano di tenere in piedi in Italia anche dopo l'emanazione delle leggi liberticide del novembre del 1926. E a fianco a Grieco, che è il maggiore conoscitore teorico di politica agraria comunista, emerge questa figura di questo lavoratore manuale, che è poi un'ammirabile figura, un'ammirabile esperienza di autodidatta, che perviene a una sempre maggiore conoscenza della dottrina socialista e che lentamente si impone come leader di dimensione nazionale e internazionale. E ho avuto modo anche di interessarmi di Vittorio in una pagina meno conosciuta ma estremamente significativa, di Vittorio di fronte alla rivoluzione d'Ungheria. È un momento di crisi per il Partito Comunista Italiano, forse la crisi più grave, quella rappresentata dalla rivoluzione d'Ungheria e dalla sua sanguinosa repressione. Non si è forse studiata a sufficiente che all'interno di questa crisi politica l'elemento più significativo non è dato dal manifesto dei 101, dei 101 giovani e meno giovani intellettuali comunisti che esprimono il loro dissenso nei confronti dell'operato della direzione del Partito Comunista. L'elemento di crisi più profonda e più significativa è che un atteggiamento diverso da quello di Togliatti, e cioè di accettazione sostanziale dell'intervento sovietico, viene espresso da colui che è secondo soltanto a Togliatti nella considerazione del popolo comunista, cioè dal segretario generale della CGIL, Giuseppe Di Vittorio. E allora il travaglio interiore di Di Vittorio, che si rende conto quanto erronea sia stata questa sanguinosa repressione della rivoluzione ungherese, il suo travaglio interiore che poi lo porta a distanza da alcuni mesi a dover almeno parzialmente ritrattare, messo di fronte all'alternativa o tu ritratti o sei fuori dal partito, quel partito in cui hai militato e operato per 40 anni, è uno dei drammi interiori che suscita un grande sospetto, ma anche un ampio interesse, e attraverso questo dramma interiore si possono conoscere e ripercorrere alcune pagine della storia della sinistra italiana meno conosciute. E ovviamente quindi venire qui, approfondire questa figura, studiare, rileggere alcune cose particolarmente significative di Giuseppe Di Vagno, per me è stata un'esperienza estremamente interessante. Anche perché, come dicevamo stamattina col Presidente, vi è una consonanza stretta tra Giuseppe Di Vagno e uno dei più grandi socialisti siciliani che io ho avuto modo di studiare, Nicola Barbato. La convergenza non è data soltanto dal fatto che quando viene assassinato Di Vagno la commemorazione alla Camera dei Deputati sarà tenuta dal deputato Nicola Barbato, ma che vi è un dato estremamente significativo che dà bene la misura della funzione d'avanguardia che svolge il socialismo in Puglia al momento dell'avvento del fascismo. Lo sappiamo perfettamente, non stiamo a ricordare cose che perfettamente conosciamo. Sono poche le aree dell'Italia meridionale dove si sviluppa un biennio rosso, cioè una forte conflittualità operaia e contadina. Sicuramente una di queste aree è rappresentata
dalla Puglia e anche da alcune aree della Sicilia, del Siracusano e del Ragusano. Ma complessivamente il proletariato socialista siciliano non ha la forza di eleggere deputato il mitico fondatore del fascio di Piana degli Albanesi, o Piana dei Greci come si diceva allora, Nicola Barbato, che è l'espressione più alta e più significativa dell'esperienza dei fasci siciliani dei lavoratori. Quando nel 1895 vi sono le elezioni, il PSI presenta le candidature di protesta di coloro che sono stati arrestati e poi condannati a lunghe pene detentive dal Tribunale Militare di Palermo per repressione dei fasci siciliani, Barbato non viene eletto in Sicilia, viene eletto a Milano e a Ravenna. Ma un altro dato io vorrei ricordare perché mi sembra significativo. Quando è che sarà l'ultimo ingresso di Barbato nel Parlamento nazionale? Ciò avverrà nel 1919, nelle elezioni al suffragio universale del novembre del 1919. Barbato viene eletto nella circoscrizione di Bari. E questo è un elemento estremamente significativo, che dà l'impressione del senso non soltanto della grande combattività del socialismo pugliese, ma della sua grande apertura, della sua dimensione nazionale. Per cui poter in certo qual modo idealmente ricollegare le figure di questo grande socialista siciliano, il capo più prestigioso dei fasci dei lavoratori, Nicola Barbato, con quella di uno dei più noti, giustamente martiri dell'antifascismo, come Giuseppe Di Vagno, mi è sembrato un fatto estremamente, estremamente significativo. Onorare i grandi uomini, onorare i martiri, non c'è modo migliore di farlo di quello di associare il loro nome a esperienze di studio, a esperienze di ricerca. La ricerca storica, ma tutta la ricerca umanistica, sta attraversando, attraverso ormai da molti anni, momenti difficili. Vi do alcuni dati, un flash. I docenti di prima, seconda e terza fascia, ordinari, associati ai ricercatori dell'Università di Messina nel settore della storia contemporanea, 10 anni fa eravamo 11. Oggi siamo in 4. Nel frattempo l'offerta didattica, cioè i corsi di laurea dove c'è la storia contemporanea, non sono diminuiti ma sono aumentati. E questo fa capire altre cose. Ma c'è un altro dato, una mia esperienza che mi ha profondamente colpito. Mi è capitato 6 anni fa di essere commissario in un concorso a numero un posto di ricercatore di storia contemporanea all'Università di Ferrara. Per un posto sono arrivate 74 domande di studiosi dai 25 ai 45 anni, provenienti prevalentemente da Bologna, da Firenze, da Milano, da Venezia, da Torino, qualcuno anche da Roma e da Napoli. Io mi ricordo che alla fine di questo lunghissimo concorso ci siamo trovati in una situazione di grande imbarazzo e di grande difficoltà, che anche a voler stringere, anche ad alzare sempre di più l'asticella concorsuale, vi erano 7 persone che avrebbero incontestabilmente meritato, tutti e 7, di vincere il posto del ricercatore. Purtroppo il posto era uno soltanto. Allora noi ci siamo sforzati nel verbale per veicolare al Ministero questa nostra sensazione, questo nostro disagio. Il posto è uno, ma noi riteniamo che ci siano almeno 7 persone pienamente meritevoli di vincere questo posto. Perché la situazione estremamente drammatica dell'università è questa. Per 4 docenti che escono se ne sostituisce soltanto uno. La classe docente si è impoverita, la ricerca si è impoverita. E allora è estremamente meritorio un'iniziativa come questa della Fondazione Giuseppe Di Vagno e l'Ente Regione Puglia e tutti gli altri enti che lo sostengono, di privilegiare il momento della ricerca, ma soprattutto quello che mi sembra estremamente da apprezzare è la metodologia adottata. Non un finanziamento a pioggia di tante ricerche, di 5-10 ipotesi di ricerca
che poi non lasciano risultati significativi, non hanno una vera, che sono una sorta di sussidio alla ricerca, ma non approdano a ricerche degne di questo nome scientificamente parlando. Ma concentrare una disponibilità finanziaria, non enorme, però rilevante considerando la povertà della ricerca umanistica nel nostro paese, tutto è relativo, una somma che nell'ambito farmacologico, chimico o veterinario può sembrare rilevante, diventa rilevantissima nell'ambito della letteratura, della filologia, della filosofia e della storia. E allora concentrarlo in un premio biennale, dando una precisa tematica, cioè facendo sì che gli studiosi abbiano a cimentarsi su un tema, cimentandosi ovviamente secondo le loro peculiarità, secondo le loro esperienze di studio. E un altro dato che mi sembra estremamente significativo, che sia la prima proposta di ricerca di 2 anni fa, la prima tematica, che questa seconda ancora di più, favorisce l'approccio interdisciplinare e quindi favorisce moltissimo il fenomeno di studiosi provenienti da versanti diversi della ricerca, come può essere la storia, ma come può essere anche la sociologia politica, come possono essere le scienze economiche e le scienze della comunicazione, a aggregarsi, a creare un team, a creare una squadra e integrare le loro professionalità, le loro competenze professionali, perché di questo si tratta. Qua non parliamo di ragazzi di belle speranze. Il curriculum di questi studiosi evidenziano un'ormai lunga, articolata e apprezzatissima processo di formazione culturale. Coloro che ci propongono, che ci hanno proposto questa ricerca, hanno accumulato negli anni tutta una serie di comprovate competenze che permettono loro di essere pienamente credibili nel momento in cui ci propongono questa ricerca. Quindi io penso che l'impostazione complessiva di questo premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno sia qualcosa da essere a prendere da esempio anche da istituzioni culturali analoghe, perché non è un finanziamento a pioggia alla ricerca, non è un aiuto assistenziale alla ricerca, ma significa impegnare studiosi di comprovata competenza a cimentarsi su un determinato tema aggregando i loro Dopodiché andiamo, diciamo, al momento ufficiale di questa nostra manifestazione, e sarà il nostro presidente a leggerà il giudizio della giuria, di cui mi considero onorato di aver fatto parte. Ecco il giudizio, vi leggo il giudizio della giuria. La giuria del premio di ricerca Di Vagno, edizione 2017, costituita dai professori Stefano Caretti, Santi Fedele, Ernest Hillebrand, Piero Ignazzi, Giovanni Sabatucci, Gianfranco Viesti, tiene a sottolineare l'elevata qualità di tutti gli elaborati presentati alla presente edizione del premio. Al termine dei lavori, la giuria ha convenuto sull'assegnazione del premio di ricerca 2017 al progetto Socialdemocrazie e ostilità nei confronti degli immigrati, fallimento delle politiche di integrazione o distorsione mediale, questo è il titolo che hanno presentato i nostri giovani. Voglio precisare, ha richiamato bene il professor Santi Fedele, noi non andiamo a premiare un lavoro che è stato già fatto, certo, come normalmente si fa nei premi. Questo è un progetto che questi giovani hanno preparato esclusivamente per presentarsi al premio, al concorso. I giovani elaboreranno il loro lavoro e il loro premio avverrà in 2 fasi. La prima fase, dopo che sarà stato approvato il primo schema di lavoro, loro riceveranno una parte del loro compenso.
Il compenso definitivo lo riceveranno a conclusione quando avranno presentato il loro elaborato, che poi sarà oggetto di pubblicazione a cura della Fondazione di Vagno, ma di intesa con loro, e sempre all'interno dell'importo complessivo del premio, che come noto è di 40.000 euro all'ordo delle spese sia di gestione che di produzione. Dunque, allora, il progetto è stato presentato dai giovani. Eugenio Levi, che è responsabile del progetto, Rama Dasi Mariani e Melissa Mongiardi sono tutti ricercatori dell'Università La Sapienza di Roma. La motivazione è la seguente: il progetto si propone di indagare le cause della crescente ostilità nei confronti degli immigrati in Europa, assumendo in particolare quale tema centrale quella della oggettiva difficoltà di comunicazione dei partiti socialdemocratici di fronte al problema migratorio, in una fase in cui essi appaiono con ogni evidenza incerti tra fedeltà valoriali e logiche elettoralistiche. Il progetto è ben articolato, proficuamente interdisciplinare, perché è imperniato sulla feconda interconnessione tra studiosi provenienti da diverse ma altrettanto valide esperienze di studio. Sorretto da un convincente taglio metodologico, si avvale della puntuale individuazione delle fonti cui attingere per pervenire ai risultati prefissati. Questo è il giudizio, e prego il professore Santi Fedele di premiare i giovani ricercatori che sono qui in prima fila. Se uno di voi vuole dire, esprimere un pensiero, può farlo liberamente. Solamente due parole, principalmente di ringraziamento. Vogliamo innanzitutto ringraziare la Fondazione, il Presidente Mastro Leo. Chiaramente siamo molto onorati di questo premio. Il giudizio anche della giuria, che ringraziamo per il lavoro che ha svolto. Penso che le parole molto belle che spendono anche nei confronti del nostro progetto ci responsabilizza adesso fortemente a portare avanti il lavoro che ci siamo prefigurati di fare, e questo progetto di ricerca. Ci ritroviamo anche molto nell'impostazione di fondo del premio, cioè in questa idea che la memoria e l'attività di ricerca siano delle forme altrettanto importanti e che si possono contaminare di impegno civile. E rispetto al tema dell'immigrazione c'è sicuramente appunto bisogno sia di impegno civile sia di impegno a livello di ricerca per portare anche il dibattito pubblico su questo tema, che spesso è molto confuso e spesso sembra che la questione sia esclusivamente limitata a problemi di sicurezza, invece ad argomenti più razionali, e quindi a studiare, come il nostro progetto si prefigge, le politiche di integrazione, le politiche di integrazione, valutarne quindi anche l'efficacia, e allo stesso tempo studiare anche gli elementi, studiare in maniera scientifica e quindi con argomenti razionali, gli elementi irrazionali invece del dibattito sull'immigrazione e il ruolo delle narrazioni politiche e della stampa nel diffondere appunto eventuali pregiudizi e elementi irrazionali nel dibattito. Insomma, in questa idea della ricerca appunto come impegno civile penso starà in questi prossimi anni il nostro legame con la memoria di Giuseppe Di Vagno, e cercheremo il più possibile appunto di colorare in qualche modo questo monumento simbolico a Giuseppe Di Vagno, di riflessioni utili al nostro tempo e di essere all'altezza di questa memoria. Bravo. Grazie. Dobbiamo ripetere la cerimonia della stretta di mano per i fotografi.
tutti alla giuria. Grazie. Io ti ho detto prima che saresti arrivato, e ho detto naturalmente l'invito, ti abbiamo ringraziato, che prescinde dalla conoscenza delle cose, se sei o non sei viceversa. Ecco, detto grazie. Non aggiungo. Grazie. Ecco, la parola al professor Melchionda per la sua. Grazie Presidente, ovviamente grazie a voi e alla Fondazione per questo invito. Io sono realmente onorato e felice, sono anni che collaboriamo, ma un'occasione così importante non è mai capitata finora. Io credo che noi come Centro Studi e Ricerche Privato di Roma, che da 27 anni produce il dossier statistico di immigrazione, possiamo dare degli elementi di oggettività che magari spero i ricercatori possono utilizzare. Noi abbiamo portato poche copie qui del dossier perché stiamo distribuendo in tutta Italia questo rapporto, spero che per voi relatori ce ne sia una copia, ma quello che vorrei dire è che noi crediamo che la cosa importante oggi è una soltanto, la narrazione della migrazione. Giustamente il titolo, come dire, parla di xenofobia, di rischio, di razzismo, e io credo che sia un po' questo il senso della vera preoccupazione. Quando abbiamo presentato il dossier alcune settimane fa, il viceministro Mario Giro, che era presente, ha detto, usando dei termini molto forti, noi rischiamo in Europa, in vari paesi, un clima da anni 30. Sta risorgendo una forma di nazismo, di fascismo, e questo è un elemento preoccupante. Io ovviamente non sono in grado di dire se questa percezione così espressa, così forte, sia vera. Credo che appunto il vice ministro Giro parlasse con cognizione di causa, ma la cosa importante non è questa. Noi diciamo da qualche tempo la vera emergenza migratoria è la narrazione che se ne fa, perché sostanzialmente assistiamo a delle narrazioni in qualche modo sbagliate, molteplici, da chi appunto dice gli immigrati sono un costo che non possiamo permetterci, a chi dice gli immigrati sono una minaccia vera e propria alla nostra civiltà, o a chi dice ma sono dei poveracci da assistere e basta. Ecco, noi invece crediamo che sia importante dare una visione della migrazione come una risorsa per lo sviluppo. In questo noi siamo impegnati in un progetto che stranamente è finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, ma si rivolge in Italia. Pensate che l'AICS ha deciso di affidare a un gruppo di ONG capitanati da AMREF questa campagna di informazione, di uno potrebbe dire controinformazione, per cercare di cambiare la narrazione della migrazione. Perché? Perché esattamente questo è il problema. Noi non ci rendiamo conto di quanto la migrazione possa essere un elemento positivo per lo sviluppo. E io vorrei partire da alcuni dati. Se noi pensiamo alla situazione internazionale, noi abbiamo oggi 250 milioni circa di migranti, migranti economici, migranti che in qualche modo rappresentano appena il 3% della popolazione mondiale, che lasciano il proprio paese. Perché? Perché le diseguaglianze sono eccessive. Cioè oggi non è possibile in qualche modo continuare ad avere quello che, vi ricordate, è lo sviluppo sostenibile, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, con questo livello di diseguaglianza. Quando appunto, secondo stime più o meno approssimate, ma non lontane dal vero, l'1% della popolazione mondiale utilizza praticamente le stesse risorse che utilizza l'altra metà o la metà intera della popolazione mondiale, c'è qualcosa che non va. Quando ne abbiamo 7-8 individui che stanno diventando trilionari, cioè che tra un po' avranno un patrimonio di 1.000 miliardi di dollari o di euro, quando invece appunto ne abbiamo situazioni di povertà estrema, non è possibile continuare in questo modo. E questo è ovviamente, diciamo, l'elemento che mette a dura prova anche la sostenibilità del sistema economico. Cioè, se noi appunto continuiamo in questa strada, ci ritroveremo un collasso che probabilmente sarà paragonabile a quello degli anni 30, se non peggiore. Avremo, come dire, soluzioni che nessuno di noi vuole, nessuno di noi ricerca, ma che probabilmente ci porteranno verso esiti assolutamente imprevedibili oggi. Pensate, giusto per fare un esempio, che la più grande società di indagini e di sondaggi, la Gallup, ha fatto un sondaggio con circa 40.000 persone statisticamente rappresentativi della popolazione mondiale. Ha scoperto che, stando a questo sondaggio, 700 e passa milioni di persone vorrebbero emigrare. Quindi gente che appunto dice noi sostanzialmente non siamo soddisfatti di quello che questo paese, il nostro paese ci offre, e siamo disponibili a emigrare. Ovviamente non tutti lo faranno, non tutti emigreranno,
Però ecco, pensate che 15 milioni di questi 700 milioni hanno detto: noi vorremmo emigrare verso l'Italia. Perché? Perché appunto l'Italia comunque rappresenta, o meglio, rischia di rappresentare nel passato e non più nel futuro, una meta agognata da parte di potenziali migranti. Pensate che noi abbiamo oggi una serie di diaspore che sono fatte di milioni di persone, dagli indiani 15 milioni, ai messicani 12 milioni, ai russi 10 milioni, ai cinesi, ai pakistani con 6 milioni, ma anche 6 milioni di italiani, 5 milioni e mezzo di italiani, 5 milioni e mezzo di italiani che sono, come dire, cittadini, senza contare gli oriundi. Noi abbiamo fatto, ad esempio, una prova empirica. L'Istat ogni anno dice: gli italiani che lasciano il paese sono circa 105.000, perché sono gli italiani che si cancellano dall'AIRE, dalle anagrafi si iscrivono all'AIRE. Ma se uno va a verificare, come abbiamo fatto noi, non le iscrizioni in anagrafe all'AIRE, ma le iscrizioni per esempio in Germania o in Gran Bretagna ai registri previdenziali, a cui devi obbligatoriamente iscriverti se vuoi avere la pensione, se vuoi avere l'assistenza sociale, se vuoi avere l'assistenza sanitaria, beh, scopri che le cifre dell'Istat sono, come dire, un terzo delle cifre reali. E quindi significa che molto probabilmente abbiamo oggi, in questo momento, una quantità di potenziali immigrati che è circa 280-300.000 persone. Cioè sono numeri della vecchia fase, quando l'Italia era un paese di emigrazione, della vecchia emigrazione verso l'Europa. Perché sta succedendo questo? Sta succedendo perché questo paese sta diventando sempre più incapace di utilizzare le risorse umane in maniera piena, in maniera completa. Noi abbiamo ormai italiani, come dire, emigrati in tutto il mondo, quindi per noi il problema delle diaspore, il problema della capacità di utilizzare la migrazione come una risorsa è fondamentale. Noi possiamo utilizzare questi 5 milioni di italiani, per tacere degli oriundi, come una risorsa per il nostro sviluppo, e noi abbiamo alcune proposte, oppure possiamo dimenticarci, oppure possiamo, come dire, limitarci a dare loro il diritto di voto che hanno avuto e poi lasciarli lì, abbandonati a se stessi. Io credo che sostanzialmente, se noi pensiamo a quello che si è fatto a livello internazionale per capire come la migrazione possa essere un aiuto allo sviluppo, un supporto per lo sviluppo, come appunto la migrazione, chi come appunto lei Presidente, come me, ha un'età per ricordarselo, i tempi in cui si diceva più o meno illusoriamente più crescita, più sviluppo per evitare la migrazione. Poi si è scoperto che non è così semplice, che anzi magari nei primi tempi, quando tu aumenti le crescite, l'opportunità, le informazioni, il capitale sociale della gente, la gente migra di più. Poi c'è una soglia e finalmente si ferma, finalmente quindi non c'è più emigrazione. E oggi si pensa in termini, come dire, più adeguati, e le organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite lo pensano, non più a aumentare lo sviluppo per diminuire la migrazione, ma, rovesciando il paradigma, è il caso di dire, una migliore migrazione per un maggiore e migliore sviluppo. Questa è la sfida che abbiamo davanti, è la sfida che noi possiamo in qualche modo vincere. Pensate a alcuni aspetti minimi ma importanti, le rimesse. Oggi i migranti a livello mondiale mandano qualcosa come 575 miliardi di dollari di rimesse, che sono 575 miliardi di dollari di rimesse inviate dai migranti nei paesi di origine. Pensate che è tre volte l'aiuto pubblico allo sviluppo che danno i paesi OCSE, cioè tutti i paesi sviluppati che hanno un impegno, come dire, a dare lo 0,8% del PIL, quindi proprio meno del 1% del PIL, in aiuto pubblico allo sviluppo, danno sì e no 140-150 miliardi di dollari. L'Italia, in caso di dire, anche se alcuni passaggi sono stati fatti, è inadempiente rispetto a questa stessa cifra. L'Italia dà, per esempio, in aiuto pubblico allo sviluppo, lo 0,2%, era fino a poco tempo fa lo 0,16%, siamo riusciti ad aumentarlo recentemente con grazie all'ultimo governo. Ma pensate che significa che in Italia noi abbiamo gli immigrati che risparmiando su quello che spendono tutti i giorni, mandano a casa 5 miliardi. L'aiuto pubblico allo sviluppo che dà l'Italia è circa 1,6 miliardi, 1,7 miliardi, cioè di nuovo tre volte. Ora è chiaro che questi sono elementi forti. Le rimesse sono per esempio un elemento che potrebbe essere valorizzato, molto è stato fatto, il governo ha cercato di abbassare il costo delle rimesse, perché ovviamente, diciamo, abbassare il costo significa tracciarle, significa avere più possibilità di canalizzarle, significa avere più possibilità di evitare che vadano verso traffici in qualche modo illeciti, quindi chapeau a quello che ha fatto il governo. Però non basta questo, perché appunto non basta volerle aiutare a sviluppare se non c'è una logica, in qualche modo una visione. Noi abbiamo per esempio in Italia quasi 600.000 immigrati imprenditori. Ora, se voi andate a vedere
le caratteristiche di questi imprenditori sono le più diverse. Abbiamo la partita IVA costretta, come dire, il finto imprenditore, quello che la legge Fornero quindi voleva stanare sostanzialmente in maniera giustificata, ma abbiamo anche grandi imprenditori che hanno fatto, come dire, dell'innovazione il cavallo di battaglia. Vi dico un esempio soltanto fra tutti. L'anno scorso ha vinto un premio che è stato dedicato da Monogram, si chiama Monogram Award, Monogram è il più grande money transfer mondiale, ha vinto un burkinabè del Burkina Faso, ingegnere, che lavorava in un'impresa di Modena. L'impresa stava fallendo, lui in qualche modo ha inventato, ha rilanciato un sistema di refrigerazione a energia solare, ha salvato l'azienda, 150 italiani che lavoravano per questa azienda, ha esportato questo modello modenese in Burkina Faso, oggi lo sta esportando in Nigeria, cioè lui sta vendendo in Nigeria, Burkina Faso, Africa subsahariana, beni italiani. Io scherzando una volta ho detto dovremmo farlo cavaliere del lavoro, però è chiaro che appunto diciamo, è questo il senso, cioè noi possiamo avere in questi 570.000 imprenditori tante persone che vendono il Made in Italy. Pensate un caso tra tutti, noi abbiamo 135.000 persone, imprenditori, che vengono da 5 paesi del Mediterraneo, 70.000 dal Marocco, 30.000 dall'Albania, 15.000 dalla Tunisia, 15.000 dall'Egitto, 5.000 dall'Algeria. Ma è possibile che noi non possiamo utilizzare 135.000 persone che conoscono le leggi italiane, le leggi dei loro paesi, sanno che significa fare imprese in Italia e che significa farlo lì, che potrebbe aiutare un qualsiasi piccolo imprenditore lucano, io sono di Potenza, quindi sostanzialmente so come i miei polli non potrebbero mai andare in Algeria o in Tunisia o in Egitto a creare una filiera, una value chain, come dicono oggi. Ma è possibile che non c'è nessuno che dice perché non creiamo un piano Marshall per il Mediterraneo in cui investiamo sulla capacità di questi imprenditori che sono in Italia di essere i cavalli di Troia, per così dire, delle imprese italiane nei loro paesi, di creare quello che noi chiamiamo distretti euro-mediterranei, delle filiere in cui, come si è fatta la filiera della ceramica, come si è fatta la filiera del tessile, perché non lo si fa anche con la Tunisia, l'Algeria? Perché dobbiamo competere in termini di abbassiamo i costi del lavoro quando potremmo competere in termini di complementarietà, la butto esagerando, con i cinesi? Cioè è chiaro che non possiamo competere con i cinesi se pensiamo soltanto al nostro piccolo, ma se pensassimo a quello che può essere un distretto euro-mediterraneo, beh, la competizione diventa già un po' più fair, un po' più equa. Oppure, quando si parla di costi dell'immigrazione, quindi di percezione dei costi dell'immigrazione, nessuno dice, per esempio, che attualmente, in questo momento, l'immigrazione regolare, integrata, costituisce per l'Italia non un costo ma un vantaggio. Noi abbiamo, utilizzando dati della CGIA di Mestre, della Fondazione Moressa, fatto dei piccoli calcoli. Beh, noi spendiamo, usando un metodo come dire, parametrato sulla percentuale di popolazione, 4 miliardi per la sanità per gli immigrati, 3,8 miliardi per l'istruzione, 2 per la giustizia, quindi comprese le carceri, comprese tutto ciò che riguarda, 2 per il Ministero dell'Interno, compresi i rimpatri forzati, 4 miliardi per altre spese, ma ricaviamo qualcosa come 11 miliardi di contributi previdenziali, detto non da noi, ma da Tito Boeri, presidente dell'INPS, che dice io pago con le pensioni, con i contributi degli immigrati 600.000 pensioni agli italiani. Pagano 3 miliardi di IRPEF, 7 miliardi di gettito fiscale, cioè noi abbiamo un vantaggio netto 2,1 miliardi. Quant'è in termini di manovra 2,1 miliardi? Il 40% di una manovra? Grosso modo, più o meno, non lo so. Sì. Allora, perché non utilizziamo, come dire, questa informazione proprio per capire? Cioè, è stato calcolato, io non so se sia vero, ma è stato calcolato che gli imprenditori immigrati, 570.000, contribuiscono all'8,8% del valore aggiunto, 143 miliardi di PIL. Cioè, queste sono le dimensioni su cui noi non siamo capaci di fare progetto, di fare visione. E abbiamo appunto, diciamo, invece, per dire, sulle pensioni, siccome gli immigrati sono più giovani di noi, noi come dire siamo molto fruitori del sistema pensionistico ma poco contribuenti, cioè, mentre gli immigrati sono il 10% della popolazione, tra i pensionati sono lo 0,3%, cioè, significa che per i prossimi 20 anni sono ancora una risorsa per noi. Tra 20 anni si vedrà, tra 20 anni ci saranno nuove compatibilità, nuovi problemi, nuovi elementi. Insomma, noi abbiamo sostanzialmente, diciamo,
tutta una serie di indicatori che ci dicono che l'immigrazione è una risorsa per questo paese, è una risorsa dal punto di vista della demografica, dal punto di vista delle imprese, dal punto di vista del fatto che stanno diventando italiani, ormai quindi è un meccanismo messo in moto, sta partendo, noi abbiamo 1,5 milioni di italiani che sono di origine straniera, con la nuova legge, con lo Ius Soli, potremmo avere 800.000 bambini nati in Italia o cresciuti in Italia che diventano italiani. E non sono, ecco, non credete a chi dice con lo Ius Soli o questa legge in Parlamento esiste la donna che arriva, partorisce in Italia e il figlio è italiano, cioè non è uno Ius partorendi, è una cosa molto diversa. Tu per nascere, diciamo, per avere la cittadinanza devi avere un genitore o entrambi i genitori che sono qui da 5 anni, che hanno un permesso di lungo soggiorno, quindi sono persone già integrate sostanzialmente in questo paese. Giusto qualche voce così sulle nazionalità, gli immigrati in Italia sono per la maggior parte rumeni, 1 milione, albanesi 500.000, il marocchino 500.000, e anche qui per esempio marocchini e albanesi stanno diminuendo negli ultimi anni, non perché stanno lasciando il paese, ma perché stanno diventando italiani, gente che qui da 20 anni a 25 anni che finalmente è diventata italiana, e noi abbiamo una crescita della cittadinanza italiana tra persone che sono qui da una generazione ormai, che sono perfettamente integrate. È molto più facile ormai trovare un bambino di origine albanese o di origine marocchina che è effettivamente italiano, e lo sarà sempre più con la nuova legge. E poi guardate queste cose che avvengono, come dire, di cui nessuno percepisce la pericolosità. Dati al censimento 2011, la composizione per titolo di studio degli italiani e degli immigrati è fondamentalmente molto simile, cioè gli italiani sono un po' più qualificati se prendiamo, come dire, in considerazione le lauree, sono un po' meno qualificati se prendiamo in considerazione i diplomi, ma sostanzialmente, grosso modo, come dire, sono questi i numeri. Però se uno va a vedere i lavori in cui sono inseriti gli immigrati, troviamo che stranamente, detto tra virgolette, gli immigrati troviamo soltanto all'estremo più basso, dequalificato, del mercato del lavoro. Troviamo che mentre sono il 10% tra i lavoratori, in edilizia sono il 14%, mentre sono il 10% dei lavoratori, nei servizi domestici sono il 75%, cioè è assurdo che in un paese il 75% di colf e badanti siano stranieri, e siano straniere poi per la maggior parte, il che significa che il mercato del lavoro non è la mano invisibile del mercato che dà benefici come a tutti. Esiste una canalizzazione, una segmentazione etnica che nessuno vuole, perché poi questo è assurdo, cioè nessuno vuole, per fortuna abbiamo quindi un governo che non ha mai fatto nulla per avere un mercato segmentato etnicamente dai tempi della legge turco-napolitana, fino anche con Bossi-Fini, quindi non si è mai toccato neanche questo aspetto, però abbiamo un mercato che è etnicamente disegnato, e allora c'è qualcosa che non va in questa cosa, perché appunto poi li troviamo nei lavori peggiori, nelle condizioni peggiori, abbiamo un 37% di dequalificati rispetto agli italiani, e poi abbiamo la crisi dei rifugiati, abbiamo la crisi dei rifugiati su cui sostanzialmente abbiamo negli ultimi 20 anni un raddoppio delle persone che sono rifugiate e che sono scappate. Allora, cioè, io voglio concludere con una nota più lieve rispetto a questi numeri. Visto che la vostra tesi è sulla percezione degli immigrati, visto che la Fondazione Di Vagno ha fatto un bellissimo libro sulla satira politica, noi abbiamo presentato il nostro dossier a Roma con le vignette satiriche di un autore del Manifesto, Mauro Biani, che io vi mostro così come sono, senza commentarle, perché alcune sono crude, alcune sono, come dire, forti, alcune sono impegnative, alcune sono anche politicamente scorrette, però credo che appunto, essendo satira, quindi hanno un diritto di extraterritorialità che gli si può consentire probabilmente, cioè questa appunto di Capalbio, come dire, del sindaco di Capalbio, paese, come dire, felice della sinistra italiana, che appunto aveva rifiutato, se vi ricordate, l'arrivo. Cioè, non le sto a commentare perché le vignette ovviamente non si commentano o si commentano da sole, ma vanno esattamente in questa direzione, cioè questo è il tema su cui voi state lavorando, su cui la Fondazione Di Vagno sta lavorando, su cui anche noi stiamo lavorando, con forme diverse, con mezzi diversi, ma sostanzialmente, come diceva più di qualcuno, se il clima è veramente un clima, come dire, di ritorno a fenomeni che abbiamo visto prima e che non vorremmo rivedere, dobbiamo stare tutti in qualche modo dallo stesso lato del muro, è il caso di dire, perché appunto, diciamo, abbiamo bisogno di questa. Sono poche, tra qualche minuto ve le lascio. Sì. Questa, insomma, è forse un po' sofisticata, ma ogni tanto bisogna anche qui dire.
alzare l'asticella del godimento. E alcune sono proprio dure, cioè appunto, perché poi è vero, insomma, la realtà è questa. Ovviamente alcune sono politicamente scorrette, ma appunto Maurizio Biani scrive per il Manifesto e quindi... Sì, sì, no, l'ho copiato sul computer, quindi Maurizio Biani ci ha autorizzato anche, diciamo, a diffonderlo. Poi magari se invece volete presentarlo sul sito dovete trovare un accordo con lui, ma appunto noi siamo stati autorizzati a presentarlo in giro e credo che appunto io posso finire con questa, che è sostanzialmente il relitto dell'Europa rischia di essere appunto il nostro fallimento, o se volete ancora, cioè... Bene, io penso che appunto posso lasciare il campo. Bene, grazie. Ecco, vorrei ringraziare Ugo Melchionde, il quale ci ha dato la dimostrazione di come si possa parlare del tema delle migrazioni al di là delle tantissime banalità e delle tante ordinarietà che si sono ascoltate in questi mesi e insomma, che ci hanno abituato anche a prendere atto di quanto la politica molte volte insomma, riesca ad andare al di là del seminato. Prima di cedere la parola e di ringraziarlo ancora Filippo Bubbico e di ripetere quello che ho detto prima, vorrei segnalarvi e ringraziarlo per la presenza che ci ha raggiunto il senatore Piero Liuzzi, quale Piero è un grande amico della Fondazione. Piero è un grande amico della Fondazione che nel corso della sua attività senatoriale è riuscito a dare la testimonianza di come si possa, ecco, al di là delle divisioni, delle diversità di opinioni, operare per una causa giusta. Lui è stato uno dei protagonisti al Senato affinché il percorso della nostra legge fosse stato il più agevole possibile, fossero superati tutti gli ostacoli possibili, in particolare in un settore al quale ho accennato prima, anche se con quel settore, ahimè, né lui né io riuscimmo a colpire a segno. Comunque Piero è un grande amico, io lo ringrazio molto. Con ciò vorrei pregare il senatore Bubbico di prendere la parola. Glielo voglio ripetere alla sua presenza, lo voglio ripetere a voi. Io invitai Filippo Bubbico a partecipare a questa serata quando era vice ministro dell'interno. Lo avevamo invitato perché era vice ministro e perché è uno che di questi temi se ne intende. Il fatto che lui oggi non sia più vice ministro, e devo dire la verità con grandissimo nostro rammarico, però insomma le regole della politica ci sfuggono e noi non possiamo farci nulla per farle rientrare nella ragionevolezza, mi limito qui, insomma, ecco, con ciò ci siamo capiti, insomma, lui è qui perché di questi temi se ne intende, perché è una delle persone più preparate e più competente che offre il Mezzogiorno d'Italia allo scenario politico nazionale. Grazie per essere qui e ti invito a prendere la parola. Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente per queste parole molto generose ed audaci. Ti ringrazio sinceramente, soprattutto ti ringrazio per l'invito che hai voluto rivolgermi e per l'insistenza con la quale hai, diciamo, mantenuto quell'invito anche in
presenza di una situazione diversa, perché appunto io mi sono dimesso dal governo. Ma voglio subito dire che questa serata e le parole che ho potuto ascoltare e lo spessore che emerge stando qui mi riempie di grande speranza e di grande fiducia come cittadino del Mezzogiorno d'Italia. E proprio venendo qui e riflettendo un po' sul senso di questa iniziativa, sulla presenza della Fondazione, sull'impegno che ha saputo promuovere nel corso degli anni passati e sulla capacità di presidiare le problematiche più attuali, anche le più complesse, che riesce a confermare appunto attraverso queste iniziative, mi chiedevo di come possa essere possibile che in presenza di tanta ricchezza culturale, di tante risorse presenti, di tanta vivacità, noi viviamo ancora questa condizione di marginalità come Mezzogiorno d'Italia. C'è una contraddizione profonda che io penso noi dovremmo cominciare a scrutare con più severità, guardando anche alle responsabilità di ciascuno di noi. Perché il professor Santifedele ha parlato dell'Università di Messina e quindi ci ha rappresentato la ricchezza culturale, la ricchezza storica rappresentata dalla straordinaria bellezza dei luoghi, del patrimonio archeologico, del patrimonio artistico della Sicilia. E se poi osserviamo la Calabria, la Puglia, la Basilicata, la Campania, ci rendiamo conto di questo straordinario patrimonio che è intorno a noi e non riusciamo a comprendere di come appunto possa essere stato possibile che il divario sia cresciuto nel corso dei decenni. E allora io penso che noi dovremmo provare a ragionare proprio su questo e aver deciso di investire risorse di conoscenza, risorse finanziarie, risorse di fiducia per sostenere l'attività di ricerca, di studio di giovani studiosi italiani, e questo mi pare un fatto particolarmente rilevante, credo rappresenti una indicazione di cui dovremmo saper tener conto. Forse nel Mezzogiorno d'Italia è necessario prestare attenzione più che alle dotazioni fisiche, alle dotazioni infrastrutturali che pure sono carenti, alle infrastrutture immateriali. E forse sarebbe necessario che nel Mezzogiorno d'Italia si investisse di più per potenziare le università, per sostenere i centri di ricerca, per aumentare il capitale sociale di cui parlava il professor Fedele. E forse questa potrebbe rappresentare una chiave, un tentativo quantomeno, per metterci nella condizione di sprigionare le straordinarie risorse presenti nel Mezzogiorno, che oggi risultano compresse in una dinamica che accentua anche i divari interni e che prima ancora che rappresentare un problema potrebbero costituire una straordinaria opportunità, perché la Puglia eccelle in molti settori, nelle tecnologie avanzate, nella capacità di presidiare anche la ingegnerizzazione dei risultati della ricerca scientifica prodotta nei centri pugliesi e meridionali e nei centri europei ed internazionali. E cosa può c'entrare tutto questo
con i temi dell'immigrazione. Io penso che centri, e come è stato detto, il professor Melchionda ha rappresentato con dati incontestabili diciamo gli elementi di positività che i flussi migratori ci mettono a disposizione. E però c'è un problema che in maniera molto lungimirante i ragazzi che risultano titolari di questo progetto di ricerca che la Fondazione Giuseppe Di Vagno ha voluto premiare finanziandola, vogliono affrontare il tema di come possa, di quale relazione possa esserci tra conferma dei valori, loro hanno detto fedeltà ai valori della socialdemocrazia, e logiche elettoralistiche, e quindi di come, di quale debba essere la relazione, l'equilibrio giusto tra innovazione e consenso, tra capacità di decisione e di governo e necessaria relazione con il comune sentire espresso dai cittadini. E da questo punto di vista ritorna in campo il tema dell'investimento nella conoscenza, nelle competenze, nella cultura. Da cosa viene originato il rifiuto del diverso? Viene originato da un decennio troppo lungo di dominio del pensiero sbrigativo, del pensiero superficiale, che si alimenta degli egoismi sociali, degli egoismi territoriali, che rifiuta la fatica, che la riflessione sui grandi temi del nostro tempo impongono e richiedono. E allora affrontare questo tema significa affrontare anche la questione relativa alle condizioni di benessere delle nostre comunità. Parlare dell'immigrazione significa parlare di noi stessi in una logica diversa rispetto a quella che la propaganda e la convenienza elettoralistica spesso propone: sono qui per sottrarci risorse, sono qui per toglierci il lavoro, sono qui per rendere più insicure le nostre città. E proprio i dati ci dicono che gli immigrati che sono accolti, rispettati, integrati, esprimono un indice di delittuosità addirittura inferiore, nettamente inferiore a quello espresso dai cittadini italiani. E questo ci dice di quanto sia importante completare il ciclo in termini non solo di accoglienza nel rispetto delle convenzioni internazionali, che pure noi dobbiamo rispettare in maniera precisa e puntuale e in maniera convinta, ma ci dice di come il ciclo dell'accoglienza debba completarsi con l'integrazione, animando quelle relazioni virtuose tra comunità che accolgono e soggetti che vengono accolti, perché diciamo il valore relazionale talvolta è capace di mettere in campo risorse ben più significative di quelle che noi pensiamo possano sollevarci dalle condizioni di marginalità e di sottosviluppo. Sono i beni relazionali, sono le risorse di fiducia,
e la capacità di interagire che può diciamo moltiplicare il rendimento degli investimenti privati e degli investimenti pubblici. E in questo senso il lavoro dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, per come si sta strutturando, indica un percorso particolarmente virtuoso. Qual è il senso più profondo di quella iniziativa? Agire perché le comunità locali che accolgono ed integrano possano partecipare esse stesse ai progetti di cooperazione allo sviluppo. E c'è un'importante iniziativa promossa dall'ENEA, l'ente nazionale un tempo per l'energia e oggi l'Agenzia per la sostenibilità ambientale ed energetica, che ha messo in rete aziende e centri di ricerca del nostro paese che alimentano e sostengono le iniziative promosse dalla cooperazione allo sviluppo in quei paesi. E i temi dello sviluppo sostenibile, i temi dell'efficienza energetica, i temi del risparmio e della contabilità delle risorse naturali e quindi della tutela ambientale richiedono competenze, tecnologie, capacità che sono presenti nelle nostre realtà e che possono trarre da quei programmi ulteriori stimoli e ulteriori apporti in termini di opportunità per completare il ciclo di quelle iniziative, di quelle ricerche. Da questo punto di vista io penso che un ruolo importante debba essere affidato alle università del Mezzogiorno. Fu sottoscritto un protocollo tra il Ministero dell'Interno e il sistema universitario italiano per finanziare borse di studio per ragazzi immigrati titolari di permesso di soggiorno accolti nelle diverse università italiane. E mi piace questo nel 2016, all'inizio del 2016 è accaduto, e la prima università, una delle prime università che ha diciamo realizzato questo progetto è stata l'Università di Bari, l'Università di Napoli e l'Università di Calabria, accogliendo in dipartimenti, soprattutto di dipartimenti scientifici, ingegneria, chimica, fisica, studenti provenienti dai paesi dell'Africa subsahariana. Io sono convinto che l'accoglienza debba poter significare per noi una straordinaria opportunità, rimettere in discussione i nostri assetti e cogliere le opportunità derivanti dai nuovi dinamismi, anche di natura sociale, oltre che culturale, che la presenza di stranieri può generare. Questo però dobbiamo dirlo con altrettanta forza, potrà essere rendersi utile e proficuo a condizione che venga sconfitta la propaganda che alimenta la paura, che alimenta le diffidenze e che accentua i fattori di insicurezza per le nostre comunità. E quindi io penso che al di là dei fatti mediatici e anche degli interessi di natura elettoralistica, il tema della sicurezza non possa e non debba essere eluso, soprattutto
dalle forze più avanzate, più democratiche. Ecco, la socialdemocrazia non può, il pensiero socialdemocratico, lo dico agli studiosi che si occuperanno di questi problemi, nell'affermare i valori dell'accoglienza, della tolleranza, della ospitalità, deve saper anche affermare il principio della sicurezza per i cittadini. Va praticata una sorta di sostenibilità anche da questo punto di vista, e a patto però che questa componente non rappresenti l'alibi per diciamo non cimentarsi con il problema dell'integrazione, con il problema dell'accoglienza. Io voglio concludere ringraziandovi di nuovo e salutando il collega Liuzzi. Io trovo che proprio il Mezzogiorno debba fare di questo problema una straordinaria opportunità. Se le nostre università accogliessero ragazzi che vengono dalle zone di conflitto, di povertà, di esclusione, potrebbero non solo rafforzare la propria capacità di massa critica in termini di progetti di ricerca, ma anche in termini di sostenibilità dei costi che il sistema universitario oggi misura in termini di competitività che esclude, perché non è la meritorietà il principio che viene oggi fatto valere nella distribuzione delle risorse, ma è quello della meritocrazia che non considera le diverse condizioni di partenza e le diverse condizioni del contesto nel quale le strutture universitarie operano. Quindi se si potesse varare un programma di potenziamento delle università meridionali in modo particolare al fine di accogliere studenti provenienti dai paesi dai quali si alimentano i maggiori flussi migratori, noi potremmo anche in quel caso cogliere una straordinaria opportunità. Il Mezzogiorno potrebbe provare a praticare il principio che ha reso forti e importanti tanti luoghi nel mondo, in ragione della capacità di saper praticare la tolleranza, che costituisce l'elemento, il gradiente più significativo per favorire la nascita e l'affermazione di talenti e per generare anche una capacità di presidiare le migliori tecnologie oggi a disposizione per garantire condizioni di benessere e di pari opportunità. La Fondazione Giuseppe Di Vagno credo si ponga sulla frontiera più avanzata, e da cittadino meridionale mi sento orgoglioso di questa vostra lungimiranza, di questa vostra capacità di arricchire un patrimonio nella memoria di un giovane che la cui vita è stata troncata dalla violenza mentre si batteva per affermare i principi fondamentali del rispetto della dignità della persona, i valori della democrazia e anche, mi permetto di aggiungere, le pulsioni che le comunità meridionali esprimevano per affermare i propri diritti e per vivere in una condizione di parità e di pari opportunità con il resto del paese. Auguri. Bene, con questo ringrazio ancora
una volta Filippo Pubblico, ringrazio tutti. Michele Emiliano non è riuscito a raggiungerci, evidentemente il Consiglio regionale è andato al di là del previsto. Grazie, vorrà dire che ci diamo appuntamento a quando riusciremo a presentare il lavoro di ricerca di questi nostri bravi ricercatori, che lo copriranno, ne sono certo, quando presenteremo il loro volume. Grazie a tutti. No, sono incrociati la vita.